ragazzi, ciao Grazie, siamo tornati qui con un nuovo video e oggi... Ah, però sai che mi hanno chiesto se ogni tanto vuoi iniziare a fare video, vuoi iniziare a te. Bene ragazzi, bentornati qui sul canale di Grana, adesso oggi siamo tornati qui con un nuovo video incredibile, fantastico. E siamo con dei quiz con la nostra donna ideale, perché siccome non c'è se in culo nessuno, almeno sul web cerchiamo di avere un riscontro. Parla per te. Siccome non mi si incula nessuno, cerco di avvicinare. No, vabbè, a parte tutto, non mi si incula nessuno. Manca a me comunque. Oggi siamo qui per trovare la nostra donna ideale. L'hai già detto, vero? No, più o meno, sì. Vabbè. Il quiz è: qual è la tua donna ideale? Esatto. Noi dovremmo rispondere ad 11 domande. Ad 11? Ad 11. Il famoso ad 11 domande. Ad 11 domande. La prima è: qual è la prima cosa che noti in una donna? Le tette e il culo. Il suo aspetto fisico, il suo atteggiamento, il modo in cui ti parla. Come faccio a notare il modo in cui mi parla? Cioè, se io vedo una tipa. Infatti, il suo aspetto fisico. Dove ti piacerebbe incontrare la donna della tua vita? Al mare, in palestra, ad un congresso. Ma che cazzo? Che non mi dà nessuna di queste parti. Cioè, io non vado al mare, non vado in palestra, non vado ai congressi. Cioè, male che va, se capita per sbaglio posso stare in palestra. Ma per sbaglio pure quello, eh. Quanto non riusciresti a tollerare una relazione? A distanza, l'abitudine, le bugie. L'abitudine, troppo. Vabbè, questo troppo. È il test tuo, non è il mio. Vai. A quanto pare. Dopo un litigio, cosa dovrebbe fare la tua partner per fare pace? Scusarti, dirti che non succederà di nuovo, farti gli occhi dolci, farti un regalo. Un bel regalo. Questo è il tuo, sì, io sì. Non concordo. Comunque, come dovrebbe vestirsi la tua donna ideale? Sportiva, elegante e casual. Casual. Quale film vorresti guardarsi con te? Fast and Furious, Pearl Harbor, V per Vendetta. V per Vendetta. Quale sport dovrebbe praticare? Nuoto, ballo, equitazione. Beh, equitazione. È perché vedi che sui cavalli. Beh, lo so, però ballo c'hanno un bel fisico. Quindi ballo. Sì, nuoto poi sono più grosse. Quale regalo preferiresti ricevere dalla tua lei? Un profumo, un paio di scarpe e un libro. Un pompino non c'è? No. No, ok. Allora un bel paio io di io sicuramente scarpe. Un libro diresti, dai. Sì, sì, guarda. Un paio di scarpe, cazzo ne so. Quale dovrebbe essere il suo mezzo di trasporto preferito? Macchina, bicicletta, mezzi pubblici? Affette. Mezzi pubblici. Affette. Quale mestiere dovrebbe fare la donna ideale? Maestra d'asilo. Maestra d'asilo. Impegnante. Impegnante di fitness. Insegnante di fitness, dottoressa. Ma quello che cazzo gli pare, ma non c'ha senso. Fitness, che dottoressa, maestra d'asilo, per me è uguale, cioè. No, aspetta, maestra d'asilo no, perché magari piacciono fitness, così è fitness, capito? Cioè, così è. Per te l'amore è attenzione e passione, fedeltà e sintonia, intesa mentale e complicità. Attrazione e passione. Ah, proprio così. Mostra i risultati, allora, vediamo chi sei. La sportiva. La tua parte ideale è la sportiva. Attenta alla forma fisica e dall'aspetto sempre curato. Potrebbe essere un istruttrice di fitness, come hai detto voi, un atleta o comunque una persona attiva e con mille impegni. Questo tipo di donna è spesso vanitosa, abbastanza egocentrica e interessata al giudizio degli altri sul suo conto. Cerca quindi di non farla impermalosire e colpiscila con qualche complimento sul suo aspetto. Condividi con lei passioni e assecondala nello sport, piuttosto che chiederle di sacrificare qualche ora di allenamento per passare più tempo con te. È proprio quella che mi sta sul cazzo. Pensa un po'. Vabbè. Adesso tocca a me, porca troia. Voglio fare quanto siete sexy. Quando qualcuno fa apprezzamenti sul tuo look, cosa rispondi? Grazie molto gentile. Sei proprio convinto? Non credo. Oggi sono un disastro. Grazie molto gentile. Siete soli a cena con un tipo. Siete soli a cena ed un tipo carino vi osserva dal tavolo accanto. Un tipo però, eh. Una tipa, vabbè. Dimostra il tuo profilo adatto. Rispondi con un sorriso. La invidi a bere un caffè. Rispondo con un sorriso. In pratica sarebbe manculo de pezza, eh. Cioè quella la risposta. Siete invitati ad una festa organizzata. Cosa preferite indossare? Un vestito aderente? Mi vesto come sempre. Un vestito elegante e classico. Mi vesto con l'aderente però. Sì, certo. Un vestino, vabbè, mi vesto come sempre. Nei momenti di intimità con il vostro partner usate il linguaggio forte? Solo con la persona che amo, spesso e senza il braccio, no, lo trovo inopportuno. Sei la mia troia, sei la mia troia. Il tuo partner ideale dovrebbe essere un tipo prevalentemente allegro e fantasioso, passionale, romantico, misterioso. Dai, sono curioso. Allegro e fantasioso, dai. Passionale, romantico, sì, cioè, sarebbe figo, allegro e romantico, e passionale. O fantasioso e romantico. Quando baci, tieni gli occhi chiusi? Sai che... Non mi ricordo manco più, sinceramente. No, mi piace guardare. Sì, lo considero più intimo. Allora, esci per la prima volta con un nuovo partner. Da cosa percepisci il suo interesse nei tuoi confronti? Mi parla in modo partecipativo. Mi guarda con insistenza, ti lascia il suo numero. Boh, io non entro nessuna di queste cose. Scusa, se capisce se basta. Cioè, sei uscito, se ti ha lasciato il numero, cioè, se no con... Mi parla in modo partecipato. E poi dice, l'importante comunque... È partecipare. Com'è la tua biancheria intima? Comoda e funzionale, con linee eleganti, sexy. Colline eleganti.
Io c'ho i lini eleganti, lo vedete, guarda. No, ne voglio vedere, lascia perdere. Come funziona, quello che cazzo ti pare. Quale da queste parti del corpo è per te più sexy? Occhi, capelli, mani. Forse, forse gli occhi, dai. I capelli sicuramente no. La barba. Quale tra questi fiori rappresenta meglio la sensualità? Orchidea, rosa, ninfea. Orchidi. Allora, per me è la rosa, dai, la rosa. La ninfea. Comunque rosa, dai, perché è rossa. È rossa, come direbbe Bandera. Quando esci di casa non dimentichi mai di aver messo il profumo, di aver lavato i denti, di aver messo il burro cacao. Mai usato il burro cacao. Di aver lavato i denti, dai. Questo è il risultato. Moderatamente sexy. Sembra emergere una personalità ed un atteggiamento capaci di attrarre e fare conquiste. Tuttavia preferite senza dubbio che gli altri siano attratti dalla vostra personalità piuttosto che dal vostro aspetto. La vostra capacità seduttiva risiede principalmente nel vostro intelletto e nel dialogo. Potreste migliorare ulteriormente il vostro sex appeal mantenendo una buona forma fisica ed un look più attraente. Fatta la barba. Soprattutto la forma fisica, mi sa. Ricordate infatti che anche le persone più interessanti e intellettualmente dotate possono essere inizialmente attratte dall'aspetto fisico e dal vostro portamento. Cioè, le varie idee sono moderatamente sexy. Sì. Allora, raga, io sono moderatamente sexy. Lui preferisce la sportiva. E noi vi salutiamo. Cioè, fino a qua. Allora, ragazzi, questi sono stati i due test che abbiamo fatto. Consigliateci altri test da fare. Se conoscete i test carini che volete che facciamo, noi li faremo. E niente, lasciamoci un like se questo video vi è piaciuto. Dai, grazie, è tutto. Ciao. Bella.